Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono andati a vivere insieme. Ecco che cosa ha rivelato l'ex tronista ospite nell'ultima registrazione del Trono Classico. Uomini e donne, Lorenzo e Claudia sono andati a convivere. Lorenzo Riccardi è stato ospite durante la registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne avvenuta lunedì 1 aprile. L'ex tronista durante il suo percorso ha approfondito la conoscenza con Giulia e Claudia. Ha scelto quest'ultima e Giulia è diventata la nuova tronista. Lorenzo, ospite in puntata da solo, senza Claudia, ha confessato di aver comprato con lei casa a Latina. La notte tra domenica e lunedì è stata la loro prima notte insieme nella loro casa. L'ex tronista si è mostrato molto felice, anche se è Claudia è quella che al momento guadagna più soldi tra i due. Una volta alla settimana, cerca di tornare dai suoi genitori a Milano e di aiutare il padre in officina. Il trono di Giulia. Lorenzo nel corso della registrazione ha commentato il trono di Giulia, sua ex corteggiatrice. All'inizio la ragazza torinese era molto arrabbiata con lui per non essere stata la sua scelta, poi invece i rapporti si sono fatti più distesi e sereni, anche con la rivale Claudia. Adesso Giulia sta conoscendo Giulio e Manuel, due ragazzi che le piacciono molto. Con Manuel c'è un retroscena. Infatti, Giulia e Manuel si erano già conosciuti in un locale di Torino, ma poi Giulia si è fidanzata, e la conoscenza non è proseguita. In lei è rimasto sempre questo pallino. Con Giulio, invece, Giulia prova una grande attrazione fisica. Saranno loro i corteggiatori che la tronista porterà fino alla fine. Punto di domanda. Punto gli scontri tra Giulia e Angela. Nelle ultime puntate del Trono Classico, le due troniste Giulia e Angela hanno iniziato a litigare pesantemente. La stessa Angela è scoppiata a piangere più volte e si è lamentata che nessuno dei suoi corteggiatori sia intervenuto per difenderla. Che cosa succederà nelle prossime puntate di Uomini e Donne?